Ma ciao amici, benvenuti e bentornati al vlog di Camera Fridge. Protagonisti di questo video sarete proprio voi, cari amici. Eh sì, perché siete stati spiati, siete stati osservati e ho fatto di voi i protagonisti di questo video. Eh sì, ho raccolto un poco di status dei vostri profili Facebook. È divertente vedere le frociaggini di voi amici gay. Quindi ecco a voi la classifica. I New Gay Monsters. Oggi avrei voluto essere attaccato al water a vomitare come fanno tutti gli umani la domenica dopo un sabato in disco, ma invece mi sono dovuto sorbire. Mamma che sbatte le coperte con la finestra aperta, con meno un grado fuori, con conseguenza che la mia camera è diventata l'attico. Pranzo pesantissimo. Ex tromba amici che ti scrivono che gli manco, mal di gola atroce, WhatsApp impallato, l'immancabile vicina che immancabilmente rovina le canzoni di Britney, cantandole a cazzo. Oggi era la volta di Piece of Me, no. Datemi sabato prossimo subito. È l'immancabile Long Island. Oh mio Dio! È stata una giornata veramente piena per te, caro amico. Ma soprattutto, vogliamo parlare degli ex tromba amici che ti scrivono che gli manchi? Che ti scrivono che gli manchi? Eh? Sono gravi problemi da gay. Sì. L'asta da selfie sarà il mio rivale in amore, adesso lo so, tutta colpa tua. Ma ci rendiamo conto? Un'asta da selfie e sarà tutta colpa mia? Ma sarà un'asta da selfie o un'asta? Il vero rivale in amore. Oh, scusate, stavo facendo un break. Esistono ancora gli stalloni? Hashtag razza in estinzione. Questo è un importantissimo problema, un importantissimo quesito. Chi dorme non piglia pesci. Bene, torno a dormire, tanto non se ne pigliano comunque. Ah, buondì. Hashtag sonno, hashtag dovrei andare in palestra. Di' la verità, pensi di beccare un pesce scrivendo questo status? La cosa più bella dei negozi di telefonia è che non esistono i saldi. L'unica cosa che abbiamo in saldo sono i vaffanculo che manderò a tutti i rompicazzi che mi entrano tutti i giorni. Tipico esempio di gay isterica! Riassunto di un anno di palestra. Sembro una pera. Salve, stai scrivendo questo status per farti dire: ma non è vero! Ma sei magrissimo! Ma sei bellissimo! Sfigato! L'anno scorso andavo a festeggiare la venuta della Befana. Quest'anno la venuta di Andrea sul divano. Ci rendiamo conto? Si commenta da sé. Appartengo ad una razza che non ha speranza. Tipico esempio di gay profundus. Un piccolo e semplice braccialetto come autoregalo. Esempio di gay fashion. Complimenti, una scelta molto sobria. Ho un sospetto che tra qualche mese Eric si inchiappetterà Katy, the bold and the beautiful. Più gay di così si muore, cos'altro aggiungere? Vabbè. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, come sempre, condividete e mettete giù un like. Trovate come sempre su il tasto con scritto iscriviti e sarete teletrasportati immediatamente sul canale YouTube di Camera Fridge. Qui trovate il link della pagina YouTube di Camera Fridge e la pagina Facebook di Camera Fridge. Vi aspetto come sempre in tanti. Al prossimo video, ciao amici!